You ass! Come here, ass! Fuck! Mi chiamo Davide, ho 16 anni. 16 anni sono un'età stupenda, no? È quell'età in cui senti di avere il mondo in pugno. Poi ti rendi conto che non è il mondo quello che hai in pugno. Un periodo in cui inizi a farti le domande esistenziali, no? Inizi a porti queste domande esistenziali, ti chiedi cosa farò da grande, no? Ti chiedi ma cosa posso fare io per migliorare il mondo, no? Ti chiedi da dove vengo? Dove vengo? No, quelle domande esistenziali. Sì, sono quelle domande esistenziali che ti poni, hanno una sola ed unica risposta. Una. La figa. Sì, la figa, perché un sedicenne può pensare a qualsiasi cosa, ma se gli passa una figa davanti, tutto svanisce. Ora, io ho un rapporto un po' conflittuale con la figa, vi devo dire la verità. Mi riferisco a quella di quarta C. La figa in quarta C. Lisa, quanto è figa. Io lo dico, mi sono innamorato, cazzo. Sì, perché lei mi capisce al volo, tra noi c'è intesa, c'è feeling, c'è chimica. Devo ricordarmi di dirle tutte queste cose quando le rivolgerò la parola per la prima volta. Perché sono un imbranato, sì, lo ammetto, sono un imbranato. Ma non è solo colpa mia, eh. Le ragazze sono difficili, cazzo. Vi spiego, nei porno, dopo 30 secondi che due sconosciuti stanno parlando, c'è uno stacco e quei due sconosciuti stanno trombando. Io ci ho parlato con una ragazza, credetemi, ci ho parlato. Ho contato fino a 30. Nessuno stacco. Nessuno trombava, mi sono guardato intorno alla ricerca della rotellina del buffering. Non c'era. Ho cercato la scritta download. Non c'era, eppure lei mi ha scaricato subito. E questa, con calma, download, mi ha scaricato. Qualcuno potrebbe svegliarsi stanotte e ridere, però... Però, capiamoci, se si parla di figa in 2D, sono tra i massimi esperti al mondo, cioè gli admin di Pornhub mi chiedono il permesso prima di cambiare grafica, per capirci. Il problema è quando si torna nella realtà. Io lì vado in crisi. E lì fate autocritica voi, ed è anche colpa vostra, adulti. Avete indottrinato le vostre figlie, le avete convinte a non darcela perché altrimenti sono delle troie. Quando dal nostro punto di vista sono delle troie se non ce la danno, che è ben diverso, ben diverso. E così noi adolescenti, noi sedicenni, ci troviamo a dover combattere, a dover contrastare questi miliardi di ormoni che quotidianamente, 24 ore su 24, ci dicono una sola cosa: tromba, 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 tromba. E i media non ci aiutano, c'è figa ovunque, no? Io ho provato a darmi una regolata, ho chiuso il portatile, ho cercato delle distrazioni. No, mi sono messo a guardare un film per ragazzi, no? Harry Potter. Quanto è buona Hermione, cazzo, no, ho cambiato canale, non va bene, no, ero con mio fratello, un cartone animato. Sai che io ho due botte a Pocahontas, Davide, no, cazzo, ho cambiato canale di nuovo, non andava bene, un telegiornale, tranquillo, politica, sono tutti brutti, fanno tutti schifo. La Raggi. La Boschi. Ma sai che secondo me Rosy Bindi è sottovalutata? Grazie.